sull'agibilità non era una questione di spendere o non spendere soldi. La commissione di vigilanza non ce l'avrebbe mai dato l'agibilità se la piscina non sta agibile. Questo è quello che ti ho detto a maggio, no? Se la piscina non la mettiamo a agibile con l'acqua dentro, non avremo mai l'agibilità. Se non affidiamo a stretto giro, giro fino a giorni, la dobbiamo svuotare di nuovo e proviamo. Questo era il succo. Oggi le cose sono un po' complesse e ti rispondo alla tua interpellanza. Con la nota emarginata in oggetto, il Consiglio Comunale del Dottor Federico De Matteis, del Movimento 5 Stelle, ha chiesto sostanzialmente di conoscere i tempi e la modalità dell'amministra in funzione della vicina comunale. In merito a ciò rappresenta che già con la risposta all'interpellanza del maggio scorso fu illustrato dettagliatamente la problematica e le varie vicende che hanno interessato la messa in funzione della piscina, cui si rimane però un eventuale chiarimento. A tal proposito risulta opportuno evidenziare che a seguito di tutti i lavori necessari e comunque realizzati da questa amministrazione relativa alla sistemazione delle opere dell'impianto interno proprio alla città della piscina, la società esecutrice dei lavori e degli impianti ha comunicato dapprima verbalmente, poi con nota del 18/12/2017, protocollo 21.466, la sussistenza di un contenzioso, tuttora pendente presso il Tribunale di Napoli, tra la stessa ditta esecutrice e la società fornitrice e montatrice della copertura in legno lamellare, a causa di alcuni difetti posa della guaina abituata, la quale per alcuni tratti si è deformata.